Il Comune di Leno, grazie a Cassa Padana e Fondazione Dominato Leonense, ha sottoscritto un accordo in base al quale verrà digitalizzato l'archivio dell'antico regime, ovvero quello che va dall'11 al XVIII secolo. Il materiale che nei decenni è stato sistemato con perizia e cura da esperti è una testimonianza inestimabile delle tradizioni e dei vari aspetti della vita quotidiana della comunità lenese. Ai nostri microfoni i protagonisti dell'accordo. È iniziato tutto molti anni fa e quindi un plauso davvero a tutti i sindaci e a tutte le amministrazioni che si sono susseguite nel tempo, perché tutte hanno avuto lo stesso scopo e lo stesso fine, quello di andare a recuperare quelle che sono le nostre radici, il nostro patrimonio storico, il nostro patrimonio culturale, per consegnarlo a noi oggi, e noi speriamo di poterlo consegnare domani alle future generazioni. Oddio, il tempo necessario, pensiamo nell'arco di un anno di riuscire a digitalizzarlo tutto. La fase successiva sarà quello proprio, oltre che a metterlo in rete, riuscire a costruire, grazie all'aiuto e alla lungimiranza del Dominato e della Cassa Padana, un ambiente per poterlo poi rendere usufruibile anche a tutta la gente. Noi volevamo valorizzare il territorio riscoprendo tutto quello che non si sapeva, che era stato un po' dimenticato, e quindi sulla base di questa intenzione abbiamo sempre favorito iniziative, fatto iniziative, a parte da lontano, ancora dal tempo dei Romani, dei Barbari, dei Longobardi soprattutto, che hanno fatto la parte più importante dello sviluppo di questa zona. Hanno fatto la bonifica, hanno fatto tutto quello che si vede, che non si vede perché è andato perso, hanno fatto in questi 1000 anni di storia, insomma. Come diceva prima il sindaco, verrà localizzata all'interno della Villa Badia, che è questa villa storica che sorge dove prima sorgeva l'antico monastero di San Benedetto. Verrà ricavato un locale dove ci sarà la possibilità di accedere, di avere la possibilità di avere accesso a questa, diciamo così, queste fonti in via digitale, e questo renderà questo lavoro fruibile alle scolaresche, fruibile alla popolazione, fruibile agli storici, a tutti coloro che in qualche modo sono interessati a capire la storia del nostro territorio, che, come si diceva prima, è una storia veramente importante, legata per certi aspetti, per tanti aspetti, al monastero di San Benedetto. Una riscoperta che è partita nel 2001 con la collaborazione, diciamo così, di storici, di accademici che hanno portato alla luce con Cassa Padana e con il Comune, che ha dato sempre la sua disponibilità, e in questo abbiamo trovato veramente un partner importante e sensibile su questo aspetto, portare alla luce questa storia che per certi aspetti è rimasta per tanti anni dimenticata e che ora invece scopriamo essere una storia importante che ha segnato veramente la vita e così il passato del nostro territorio.